Allora, siamo qui in una situazione particolare che ci permette di dire esattamente quello che pensiamo di una particolare fenomenologia che ha dato vita, ricordiamocelo bene, ha dato vita alle religioni e allo sfruttamento della religiosità intrinseca nel popolo umano da parte delle classi dirigenti delle varie confessioni religiose, nessuna esclusa. Uno dei grandi maestri che mi ha aiutato a capire il meccanismo, perché anche da questo punto di vista bisogna avere le idee chiare, uno capisce le cose nel momento in cui ha lo stimolo per poterle capire. Se non hai quello stimolo, se non hai quella comprensione, non riesci a cogliere l'opportunità che ti dà una particolare coincidenza. Questo avviene anche in campo scientifico, non dimentichiamocelo mai. In campo scientifico quello che conta di più è la coincidenza. Perché? E questa è una cosa che nessuno vuole accettare. Perché è la coincidenza dell'osservazione che in quel particolare momento storico e spaziale un certo individuo, che poi diventerà nella storia della scienza o nella storia in generale un genio, si trova a dover osservare un evento, e questo evento lui lo osserva con una mentalità veramente aperta, perché in quel particolare momento lui si trova in quella situazione. Questo avviene per tutti i fenomeni che portano poi allo stabilimento di una legge scientifica. Non c'è nulla che non nasca dalla coincidenza tra osservato e osservatore. Se non ci fosse l'osservatore, se non ci fosse l'osservatore di un evento, l'evento avverrebbe comunque, ma non determinerebbe mai l'acquisizione da parte dell'umanità. E questo lo diciamo non tanto agli uomini di fede, quanto agli uomini della fede scientifica, cioè gli scientisti. Parlo degli scientisti anche ad alto livello intellettuale, come ci sono anche oggi e che sentiamo molto spesso in televisione. Dal libro di Giove. Costringere un bambino ad assistere a una messa. Oh, adesso, quello non voleva entrare. Sì, quello è l'hai ripreso? Sì, sicuramente. Benissimo. Allora, questi sono manifestazioni concomitanti della struttura sociale. La struttura sociale, nel momento in cui tu crei una gerarchia, questa gerarchia ha la forza di imporre la propria volontà a chi la subisce, e chi la subisce la impone ai più deboli, e nel caso specifico la madre al figlio, il genitore al figlio. Non ci sarebbe una trasmissione di una religione se non ci fosse un'imposizione gerarchica. Ritorniamo al discorso che facevo prima. Io ho avuto una illuminazione quando ho letto un libro fondamentale, scritto tra l'altro da un premio Nobel, che è Golding, Il Signore delle Mosche. Non a caso Golding ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura, ma poteva avere ottenuto anche il premio Nobel per la storia delle religioni. Mi ha fatto capire come sempre, in qualsiasi situazione, una classe dirigente che si pone come classe dirigente, che è già classe dirigente, si autonomina in classe dirigente sacerdotale. La storia della Signore delle Mosche è semplicissima. Un aereo con sopra una scolaresca cade in un'isola abbandonata. In questa scolaresca c'è un gruppo di giovani che già facevano gruppo tra di loro prima e che erano ultra preparati e ultra intelligenti. Questi qui, nel momento in cui hanno la possibilità di dominare il restante, questi si autonominano sacerdoti di un'altra religione. Poi avvengono tutta una serie di fattori che sono espressi anche molto bene in un ottimo film, cioè fu un film degli anni mi pare 60-70, intitolato sempre comunque Il Signore delle Mosche, perché poi illustra esattamente come vanno le cose. Poi c'è il ribelle,
Il ribelle non accetta quel dominio e soprattutto non accetta quella manifestazione di dominio che vuole interferire sulle menti, sulle coscienze e anche con la paura di un eventuale al di là che effettivamente è inventato nelle forme anche fisiche, perché noi non dobbiamo mai dimenticare l'aspetto estetico legato a questa immaginazione. Basti pensare che la Chiesa Cattolica ha finanziato le opere più importanti dell'arte per riempirci con queste opere, perché erano opere di grandi artisti, le chiese e qualsiasi altra manifestazione, perché senza la visività la razza umana ricorda attraverso una memoria visiva. Quindi, e qui mi voglio soffermare di nuovo a un concetto molto importante espresso da un notissimo critico d'arte morto una trentina di anni fa, Bernard Berenson, quando Pio XII dichiarò di aver visto, aver avuto l'apparizione di Gesù Cristo, Bernard Berenson chiese come era vestito e soprattutto qual era lo stile artistico in cui gli era apparso. Perché un conto è un Cristo di Giotto, un conto è un Cristo del Beato Angelico, un conto è un Cristo degli autori più recenti. Sono Cristi diversi che richiamano sempre comunque una certa quale immagine, la quale a sua volta si richiama a una fenomenologia che possiamo chiamare da una parte il Mandilion, perché è su questo punto, e dall'altra sulla Sacra Sindone. Il fatto che la Chiesa giochi sulla Sacra Sindone, dica e non dica, però alla Sacra Sindone la espone dentro una chiesa, in un particolare clima emotivo, in una particolare strategia teatrale, e poi dice che non lo sa se è quello e non è Cristo, mi sembra che sia un gioco degli equivoci che però è tipico di quel comportamento. Ma torniamo al punto essenziale, ancora io non l'ho detto e adesso dico la mia opinione, ma non credo di essere molto lontano dal vero. Esiste una fenomenologia che è rappresentata dalla razza umana, che è stata più volte esplorata dalla scienza, ma la scienza non è mai riuscita ad arrivare a una completa manifestazione della questione. Primo fatto, solo negli ultimi 30-40 anni si è incominciato a parlare della vita dopo la morte. Cioè, prima di queste esperienze, attenzione a quello che dico, prima di queste esperienze, che erano esperienze chiaramente scientifiche, i lavori, se vogliamo, li troviamo, perché ci sono state delle equipe di anestesisti che hanno studiato la morte apparente, la resuscitazione da morte, e più o meno i dati sono coincidenti. Io ricordo che quando ero giovanissimo lessi un libro di Yogi Ramacharaka, edito negli inizi degli anni 900 dalle edizioni Bocca, intitolato La vita dopo la morte, dove Yogi Ramacharaka, che era uno yogi, raccontava queste fenomenologie che poi sono state raccontate da queste equipe di anestesisti che hanno studiato il fenomeno del post mortem e del comportamento delle persone che rinascevano da una situazione di morte. Non entro anche su questo caso nel merito, ma almeno alcuni punti essenziali lo dobbiamo dire. Perché le due cose, ricordiamoci ai nostri amici, sono collegate. Il fatto che questi ricercatori, e a tutt'oggi continuano ad operare, le loro opere hanno avuto una diffusione in centinaia di migliaia di copie, anche in Italia, editi ad esempio da Mondadori, degli Oscar Mondadori, nelle edizioni degli Oscar che hanno avuto il maggior successo, raccontano più o meno questa fenomenologia. L'individuo che muore percepisce, attenzione, chi ritorna a vita dopo essere morto è chi racconta queste cose, ma nulla esclude che anche chi non ritorna a vita viva questa esperienza.
Il primo dato che appare in maniera molto chiara è l'allontanamento dal corpo. Secondo punto, la posizione di questa mente accorporea che vede ciò che avviene al suo corpo. Tant'è vero che tutte queste persone che sono rinate raccontano di aver visto in maniera molto chiara cosa facevano i medici attorno al suo corpo quando era morto. Quindi evidentemente lo vedevano. E evidentemente lui vedeva, percepiva e ricordava. Quindi quello che succede è molto chiaro, è una mente che distaccata dal corpo vede il proprio corpo e vede tutto quello che succede attorno a lui. Ora, questa è una fenomenologia che la cultura classica indiana conosce da moltissimo tempo, tant'è vero che si parla di corpo astrale. Che cos'è il corpo astrale? È quel corpo che percepisce emozioni, sensazioni e pensieri altrui, quello è il corpo astrale, che poi il bello viene anche espresso in moltissimi quadri e raffigurazioni cristiane dove si vede questa promanazione, no? Quindi evidentemente certe persone, certi santi e certi individui che si trovano in una particolare condizione psicofisica emettono delle radiazioni. Da questo punto di vista va aggiunto anche che l'aureola che in tutte le raffigurazioni di santi, di Gesù, di Madonna, di San Giuseppe e quant'altro sono le aureole dietro alla testa, quelle invece sono simbolismi del sole, perché l'umanità che ha sempre adorato il sole, perché è l'unica cosa da adorare, adora queste figure, queste immagini, perché dietro hanno l'immagine del sole, sono rappresentazioni umane, umanizzazioni del sole. Quindi questo è il punto iniziale. Qual è la deduzione che possiamo prendere? È molto semplice. L'umanità ha sempre, ricordiamoci che c'è ad esempio il libro tibetano dei morti, che deve essere molto interessante, chi legge soprattutto nella versione del grande nostro tibetanista che è stato Giuseppe Tucci, e io ricordo che ho conosciuto il figlio che era medico e si chiamava Ananda Tucci, questo principio di colui che parla ai morti significa che da sempre l'umanità è in condizione di percepire questo strano messaggio, cioè l'umanità sa da sempre che esiste una vita dopo la morte, che gli si presenta in questa maniera. A questo punto l'unica deduzione che possiamo fare è questa, che la casta sacerdotale si è impossessata, no? Di questo fatto che è vero e che è concreto, dicendo sì, è vero, l'umanità sa perfettamente che c'è la vita dopo la morte, però ti dico io, cioè se mi dai retta a me, dai l'obolo, ti inginocchi, te confessi o fai quant'altro, nell'aldilà, che è sicuro che c'è, te ce mando io. Questa è la prima sopraffazione da parte della classe dirigente sacerdotale. Poi c'è la seconda, che è ugualmente molto importante. Il secondo fenomeno che è sempre esistito, è la fenomenologia dei mistici. Ci sono degli esseri umani i quali hanno particolari qualità. Questi esseri umani, tra cui Padre Pio, hanno delle particolari somatizzazioni delle intensità del loro pensare e del loro sentire. Quando noi parliamo di psicosomatica, è ormai dato acquisito, io ricordo che negli anni 60 l'idea dell'origine psicosomatica del tumore era un'idea che apparteneva a un gruppo ristrettissimo di psichiatri. Oggi il dato è ormai acquisito perché sperimentalmente chiunque ha notato che nei propri familiari o vicini ammalati di tumore, se si escludono particolari condizioni, quale il tumore provocato ad esempio dall'inquinamento, il tumore provocato da specifiche
specifici comportamenti ormonali e del DNA. Gli altri sono tutti tumori dovuti a stress, dovuti soprattutto a uno stress da mancanza, e questo lo posso documentare nella mia esperienza personale. Quindi, la fenomenologia del santone, la fenomenologia di quello che ha le apparizioni, di quello, di quella che ha le apparizioni, è reale, è vera. Queste apparizioni però non sono della Madonna, è tutto lì la differenza, e lì c'è l'intrusione anche lì della religione. Ogni sacerdote pretende di dire che quelle apparizioni, quelle modalità d'essere, quei comportamenti sono determinate dalle proprie religioni, della propria mitologia religiosa, per cui se appare un'immagine femminile non è Iside, non è un'altra divinità dell'antichità, non è, che ne so, Venere, i primi nomi che mi vengono in testa, non è Atena, no, è la Madonna, intendendo per Madonna la madre di tale Gesù Cristo. E anche questa è un'intrusione da parte della casta sacerdotale all'interno di una fenomenologia che dovrebbe essere studiata di per se stessa, perché è vera, è reale. Quando si parla di Padre Pio, che si dice che Padre Pio aveva le stigmate, bene, le stigmate erano vere. È inutile che i cosiddetti scientisti vadano ripetendo, no? Vadano ripetendo che ce le faceva per conto suo. Sarebbe stato un idiota pensare che uno come Padre Pio, che è stato un autentico santo, questi sono i grandi santi, San Francesco, Padre Pio, questi sono veri santi, capite? Cioè queste persone che hanno delle particolari proprietà e che per un fatto puramente culturale, prendiamo sempre l'esempio di Padre Pio, Padre Pio poteva non essere cristiano, poteva non essere frate vivendo in Italia. Allora Padre Pio, che aveva particolari caratteristiche, particolari pulsioni, mi si diceva che arrivava a una per il suo corpo arrivava a una temperatura di 48 gradi, superava questa, e quando aveva la massima tensione immaginifica proiettata al futuro e anche miracolistica. Perché che cos'è il miracolo? Il miracolo non è l'imposizione, no? Di una personalità su un'altra. Quando una grande personalità vuole molto bene e ha questa grande capacità intrinseca di generare una forza che promana dal proprio corpo, e se no non esisterebbero tutti quei guaritori che con la banalissima imposizione delle mani guariscono. Perché guariscono? Perché è un rapporto psichiatrico o psicologico, no? Come giustamente riconosce, e con questo concludo, riconosce la fisica post-quantistica. Il grande studioso Vittorio Marchi, in una delle sue frequentissime conferenze, tutto quello che dice Vittorio Marchi si può trovare sia sul suo nome su internet, ma anche nei suoi libri, che sono editi tutti dalle edizioni Macro, quindi sono facilmente reperibili. Ma una cosa mi colpì in una sua conferenza che andai a sentire circa una decina d'anni fa. Dice: non esiste la psicosomatica, perché la psicosomatica, in un'ottica, attenzione, come diceva, in un'ottica post-quantistica, è una parola che richiama all'attenzione due entità, cioè la psiche e il corpo. Secondo la fisica quantistica non esiste questa interruzione, per cui una psiche vive una certa situazione e poi in un secondo tempo, che potrebbe essere anche un tempo infinitesimale, la proietta sul corpo. È la stessa cosa. Psiche e corpo convivono tutti all'interno della cellula vivente. Questa è la psicosomatica vera ed è la psicosomatica della fisica post-quantistica. Per cui anche questo, la comunicazione salvifica, è soprattutto questa. Ora io potrei anche citare e portare qui no, magari a qualcuno che me lo chiede, potrei portare uno delle centinaia di volumi che io ho sulla psicosomatica e sul rapporto medico-paziente. Il medico che guarisce non è quello che prescrive le medicine,
È chiaro. Come diceva un grande psicanalista che io conoscevo, dice: noi le medicine le diamo, ma le diamo come trade union. Non è che noi crediamo nel valore di una certa qual compressa, sappiamo perfettamente però che questa compressa è caricata dal paziente di una tale valenza psicologica che agisce in positivo, perché la comunicazione deve essere, ci deve essere un elemento concreto, e quindi noi abbiamo sia l'effetto placebo. Cioè, noi viviamo in una situazione in cui la percezione dal punto di vista scientifico dell'effetto placebo è data per scontata. Ma allora, se la percezione è di questo tipo, come fai a dire che non esiste l'effetto placebo? Come fai ancora a dire che il farmaco vale di per se stesso in quanto sostanza chimica? Non è possibile pensare una cosa di questo genere. È chiaro, no? Quindi, e poi il vero rapporto è quello medico-paziente. Il medico-paziente, il quale agisce sulla fiducia che il paziente ha in quel medico. Se il paziente non ha fiducia in quel medico, il medico gli può prescrivere anche 50 ostie ogni 10 minuti, ostie per inteso consacrate, ma il paziente non guarirà mai.